Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel terzo ed ultimo video della finale Kayak Fishing Predatori 2022. Oggi si dà il tutto per tutto per puntare ai gradini più alti del podio. Il primo posto sarà difficile perché la quinta posizione del giorno prima, sabato, peserà molto, già, perché avessi fatto un terzo barra quarto posto sarebbe già un posto un pochino più sicuro, però un quinto posto sono punti pesanti. Speriamo che queste condizioni difficili rendano la vita difficile anche agli altri, ma non penso, e quindi incrociamo le dita. E dunque ragazzi, vi ricordo, prima di iniziare col video, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Arriveranno altre due serie di due campionati italiani e sta per arrivare una nuova miniserie molto figa che si alza a livello così. Quindi vi invito a far iscrivere anche i vostri amici al canale, perché è che posso dirlo nel 2022, cioè, non è fatto apposta questa scena, no. Diciamo solo che i video faranno un mega salto di qualità. Quindi questo è il miglior momento per iscriversi, per non perdere i prossimi video. Tra l'altro pure gratis, ragazzi. Cosa sto qua a dire? Dunque dai, non perdiamo tempo che deve iniziare la gara. Fammi fare i video ai primo. No. Lasciala là! Non ti serve!
cos'è? La scatola delle gomme, lasciala. Ah. Perché peschiamo con le gomme? Si pesca. Da cancellare? Si pesca con tranco, rotti e piombe, basta. E piombi in pancia perché, ragazzi? Figa, ma le vendi le canne te, oh? Sì. Allora, in magazzino sono rimaste un altre 200 Mimic 11. 8, 9, 10, 11. Più il cannino, sicuro. No, il cannino è il cannino all'11. No, il cannino 12. Guarda che ne hai aggiunta una. Da quando è qua? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Sei d'accordo? Le vende VQ Pra canna 5 euro. La faccio io. Questa con tranco, rotti e piombo, basta. E piombi in pancia, questa. Io le vende. VQ Pra canna 5 euro. A 8 e 5. 5 minuti ancora. Quanto? Ho sentito qualcosa. 5 minuti. 5 minuti. Marra sente la pressione. Che pressione? Ma c'è un bar riva al lago? Se andiamo a prendere. Quello chiude sempre. Non è che c'è una strada. C'è un negozio di pesca e lo chiude quando ci sono le gare. C'è uno, non so, metà mattina che non prende un cazzo, vuole un cappuccino, una brioche. Servizio colazione in barca. Pesca lo stesso sempre. È perché va a pescare, dico, non so che cazzo faccio stamattina. No, ti dico, non so dove andare. Non so se andare qua al Reale, se andare di qua, andare di là. Beh, oggi siamo già messi meglio, forse per le 9 non abbiamo la nebbia. Speriamo, speriamo. Dio buono. Oggi hai ridotto però le canne. Un po' scarica. Dio buono, mi sono dimenticato di fissare. Ok. Oh, si vedono le sponde, mezzetti! Puoi andare sul sicuro! Passami la fune! Oh, bollano! Tira fuori i VTD! Sì, ma che... c'è già una barca che pesca là davanti. C'è già una barca che pesca là davanti, dico. Ah, mezzetti sta lì la barca. Bene, ho perso. Stavo andando avanti con la barca, con mezzetti, pensavo che stavo passando qua. No. Ok, come ieri mattina proviamo subito il luccio, dato che c'è questo meteo, un po' di nuvolo, un po' di nebbia, che boh, condizioni da luccio ci stanno, c'è un po' di venticello che può aiutare,
E in più utilizzo l'esca che mi è andata bene ieri, sperando che ci porti un altro belluccio. Finalmente è venuto fuori il sole, è venuto fuori un bel reale. Adesso bisogna martellare, bisogna arrivare a quota, che tra l'altro, per chi non lo sa, la quota reale è 4 pesci. Quindi bisogna sbrigarsi a fare la quota dei reali e dopo si ritorna al luccio barra bass. Perché ci servono centimetri qua. L'ho preso. Beh. Reali dietro, c'è un buono, 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 buono. E un altro 30. Ma ieri dove erano tutti sti pesci? Cioè, ieri sono stato metà giornata a cercarli. Buono, la quota è stata fatta. Anche bene. Abbiamo un 28, 29, 30, 34. Meglio di così, cazzo ragazzi. Se uno prende un luccio come ho fatto io ieri, lo asfalto con 4 reali. Quindi direi che si mette bene, però bisogna puntare a fare qualcosa in più perché sicuramente se io riesco a prendere i reali, anche gli altri. Quindi ho bisogno di un bass almeno, ancora meglio un luccio, preferisco. O niente, 3 ore a lucci e niente. Adesso proviamo a fare qualche lancio alla ricerca del perca, che almeno quelli li avevo trovati, vediamo se ci stanno ancora. Buono, buono, ho tolto il 28, ho aggiunto un 32, quindi abbiamo fatto un bel upgrade, e però adesso il tempo sta scadendo, quindi devo arrivare là prima di prendere una penalità, se no tutti questi centimetri non sono valsi niente. Ok, vai. Per questa finale dei predatori mi sono classificato quarto. Tanto, ma letteralmente tanto così da aver fatto podio.
perché sono arrivato a pari punti col terzo classificato, ma siccome per motivi ovviamente regolamentari non si possono, non c'è il pari punti, pari merito, quello che ha fatto il piazzamento migliore in entrambi i giorni ha la precedenza, diciamo. Federico è fatto, avendo fatto secondo, io terzo come piazzamento migliore, quindi quello della domenica, terzo con 4 reali, quindi data pure di lusso. Non sono riuscito ad arrivare sul podio nonostante pari punti, però la conto come una mezza vittoria tra virgolette. Tanto così dicevo perché il sabato, cioè la prima prova, avevo tanto così di differenza da Isacchini, che se avevo quel centimetro in più, non dico un pesce, un centimetro, sarei passato alla quinta posizione, quindi sarei riuscito a fare anche il podio. Peccato, perché quel centimetro di scarto si è fatto pagare alla fine. Questo deve essere un motivo per spronarmi per il 2023 a puntare a fare ancora meglio. Comunque ci ritengo un'altra volta a ricomplimentarmi con gli altri, che vabbè, uno lo sento ogni tre giorni, gli altri comunque gli ho già fatto i complimenti dopo il podio. Bravi ragazzi, siete riusciti a battermi, non che ci volesse tanto, però siete riusciti a fare il podio, quindi complimenti ancora e ci vediamo il prossimo anno ancora più incazzati. Dunque per questo video è tutto ragazzi, vi ringrazio per la visione e ciao a tutti.